Ma come state? Sono Alessandro ed eccoci tornati in questo nuovissimo vlog. Siamo in Vloghouse, è di nuovo sera come nel vlog scorso. Comunque buongiorno o buonasera o buon pomeriggio, non so quando lo state guardando, però raga è ogni giorno oggi, quindi lo sapete, esce un vlog al giorno alle 14:30. E dovete sapere che siamo appena andati a fare la spesa, quindi adesso dobbiamo mettere a posto tutta la spesa dentro al frigorifero. No, no. Oh, è tornato Giuseppe, raga, pazzesco. Ormai vive qua. Oh, vi faccio vedere che spesa abbiamo fatto. Cioè, stavolta è pazzesca. Guardate, insalata, mele. E le uniche cose che fanno male sono le patatine che ha preso Rosalba e i cereali che ha preso Valerio. Tutto il resto, raga, noi abbiamo preso roba top, perfetta, buonissima. Quindi siamo a posto. Cosa? Perché ha preso le patatine? Io ho preso il mio solito Talamasca. Io bevo solo. Lui problema con le patatine. Se hai rovinato tutto, guarda com'è tutto perfetto, patatine. Io nella vita bevo tè alla pesca. Tè alla pesca. È vero, raga, lui morirà presto. Beve solo. Ah, ma ho preso marmellata. E non. Salutare. Ciao, ah, poi dico. Io e Monte siamo diventati fratelli. Ah, è vero, raga, lui si è più che. Tieni. Occhio, metto. Tutti colorati. Ma te. I rischi eri libero, erano più gialli. Sì, erano già, adesso stanno diventando bianchi. E la smettete di dire che sono stupida perché sono giovane. Guarda che quando ci ha portato a mangiare gli hamburger vegani non erano malacci. No, quelli facevano. Erano mezzi decenti. No, quelli facevano schifo, questi buonissimi. Allora. Però non credo perché costa tipo 8 euro una cotoletta. Non la mangio uguale, quindi sto a posto. Vabbè raga, comunque vi dico buonanotte perché vedete mi sono messo in pigiama, che vabbè è una felpa, perché qua di notte fa veramente freddo. E ci becchiamo domani mattina. Buongiorno raga. Oh, che bello raga, guardate il sole, c'è un cielo assurdo, veramente pulitissimo. Se sentite la mia voce un po' diversa è perché mi sono svegliato e ho mal di gola. Che palle, però molto meglio rispetto a ieri, perché ieri avevo pure la febbre, proprio mi sentivo morto, mentre oggi sto, mi sembra di stare bene, cioè non ho la febbre credo. Però in compenso ho mal di gola. Però vabbè dai raga, si procede e soprattutto non si molla a vloggare raga, si vlogga sempre, quello non si ferma mai. Comunque tutti gli altri dormono, perciò io vi faccio vedere una cosa che ho comprato proprio per queste situazioni, perché io mi sono stancato che spesso mi sveglio e dormono tutti o comunque solo in pochi sono svegli. Quindi guardate qua che ho comprato delle campane. Raga, queste sono le vlog bells. L'ho inventato adesso il nome, stai zitta, fagliano. E praticamente quando suonano, raga, vuol dire che è tempo di vloggare, quindi tutti devono svegliarsi per forza, cioè è la regola. In realtà l'ho inventata adesso e non lo sa nessuno, però andiamo a dar fastidio a qualcuno che sta dormendo e lo svegliamo. Sveglia! Bro, è tempo di vloggare! Svegliati! Devi vloggare bro, svegliati, che cosa dormi? Non so, saranno le 10. Ok, missione compiuta, Valerio si è svegliato e adesso ho fame, voglio andare a fare colazione raga. E oh, una cosa pazzesca, ah già ve l'ho detta ieri, mi ero un attimo dimenticato che ho iniziato il vlog ieri sera e non la mattina, un po' strana sta cosa. Vi faccio vedere, no aspetta, già l'avete visto. Però abbiamo fatto la spesa, oh qua c'è pure lo scontrino, cioè. Guardate quanta roba. Tiè, il frigo pieno e soprattutto di roba decente non c'era mai stato. Quindi, raga, mi faccio tipo due uova. Cioè, prima o poi morirò. Perché, ah, intanto è arrivato anche lui. Buongiorno. Dicevo, prima o poi morirò perché forse mangio troppe uova. Non so se fa male, però. Sì. Fa male? Sì. E vabbè, pazienza. Ok, ho finito e. Ah, io ho finito di mangiare e raga stiamo diventando un botto più civilizzati. Guardate quanto è tutto in ordine. Cioè vabbè, a parte là, via, quella non si vede. E ok, a parte queste due, tutto il resto è stra in ordine. Abbiamo messo tutto nella lavastoviglie, tutto quanto. Oh, incredibile. Piano piano raga le cose si imparano, non male. Facciamo che questa parte non l'avete mai vista. Ieri ho comprato questo qua, che sarebbe tipo le cose per. Vabbè, lo sapete già che cos'è, eh. Oh, wow, so forte però, dai. Le freccette. E mi è venuto in mente di farci un video, ma non un video normale in cui giochiamo a freccette, ma una cosa un po' più, diciamo, pericolosa. Ovviamente, raga, io ve lo dico già da adesso, non lo dovete assolutamente rifare a casa, ok? Ripetete con me, non lo dovete fare a casa, perché potrebbe essere pericoloso. Noi abbiamo sempre fatto queste challenge un po' così, perciò già sappiamo come fare. In più, qui vicino, in caso c'è un ospedale, però vabbè, non è niente di così tanto pericoloso. Però voi non lo fate uguale. Comunque, aspetta, vado a chiamare Valerio e gli spiego tutto. Anzi, prima ve lo spiego a voi. Mi devo mettere lì davanti, tipo con la mano o con qualche altra parte del corpo, mentre una persona lancia la freccetta. Queste freccette non sono tanto appuntite, quindi non è che mi faccio tanto male. Anche perché se no mi bucava da parte a parte e morivo. Ok, andiamo a chiamare Valerio e glielo spieghiamo.
Vieni, mi è venuta la peggio challenge in mente. Hai presente le freccette che ho comprato ieri? Ok, facciamo così. Invece di giocarci normalmente, tipo io ci metto la mano, il braccio, qualunque altra parte del corpo, e te ci devi lanciare le freccette. E per... non devi prendere la mia mano, ma intorno. Ovviamente, ma se la prendo, cioè non è che so preciso. Bro, è proprio questo il gioco. Sì, vabbè, però dai. Ok, vai. Ok, bro, primo round. Un po' di allenamento, un po' di allenamento. Vai, vai, facci che vedere. Numero vuoi, io voglio il 20. Oh, non male, no? Non male, non male. Voglio il 19. Basta a sinistra. Mm. Ok, okay, lì, lì c'avevo la mano distrutta. Poi? 6. Destro. La mia mano, ragazzi. Oh! In realtà avevi mirato qua. Mamma, avevo mirato qua. Ok, vai, bro, iniziamo. Però, ragazzi, io ho stra paura. Facciamo un test prima. Facciamo una prova. Ok, metti quello. Questo? Sì. Come ah, con la freccetta. Ok, okay, allora non lo devi prendere. Devo evitare quello. Sì, vai. Vabbè, è facile. Uno. Ok. Oh, oh, oh. Va bene, va bene. Ah, no, bro, ho paurissima. No, bro, ti prego. Vai. Bro, amicizia, prova a non prenderlo. Okay. Ma perché te stai così? Io sto così. Aspetta. Ma è la mia mano. Aspetta. Ah! No! Però non ce la posso fare, dai, serio. Ce la fai. Ok, così ok. Devi attaccare, però. Ok, ok. Ah! Devi prendere un punteggio, sennò non posso levarla. Ah! Però ti prego. Sì! Sì! E la mano è andata. Facciamo il braccio. Però dai, non è difficile. Però serio è difficile. Ce la puoi fare. Oh! 3. Ne devo fare 3. Ho paura. Aiuto. Ok. 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 Sì. Aspetta, no. No, no. Sì. Raga, vi giuro, è un po'. È una scarica di adrenalina assurda. Sì, però non lo fate, raga, davvero. Sì, perché. Ti giuro. Insomma, fa sempre. No, veramente, non lo fate, raga. Anche perché, cioè, non è divertente. Ma la faccia? La faccia. La faccia. No, bro, però davvero, se mi prendi tipo l'occhio, mamma. Fai così. Ok. Però ti devi concentrare al massimo. Però se io mi faccio sboccare a freccetta a canna. Però devi andare più a destra. No, 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 no. No, bro, copro tanto. Tutto. No, no, però ci sta tipo il 20, l'1 sopra. Faccio così. Ok. Ah! Oh, quanti like, bro? 30.000. Porco, due per forza. No, bro, davvero, attento. Ah! Bro, bro. Sì, c'ho paurissimo. Per favore, amicizia, c'ho paura di prenderti, bro. Non so se farlo. No, no, non ti stai coprendo la giugulare bene, bro. Ma non c'è una sciarpa? Ah! Un po' di volo. L'hai messo? Sì, fermo. Oh, my God. Aspetta, aspetta. 2. Ok, 3. 3. No, sei staccato, sei staccato, sei staccato. Aspetta. No, si staccano, bro. Le attacco e poi si staccano. Perché le attacche poi si staccano, bro? Il karma. Bro! Bro! Oh mio Dio! Bro! Ti sono andate qua. Po, 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 oh, tutte e tre a destra. Dio. Bellissimo, che bellissimo. Figata. La peggio tortura, raga, vi giuro. Oh mio Dio. Ok, facciamo un gioco. Aspetta, in realtà voglio solo provare a prendere un numero che mi dicite. Ok, bro, se prendi il 20 si devono iscrivere al canale. Se no, niente. E dai. Tieni la... Non mi inquadrare così vicino. Mai più. Ma te fai sboccare. Ah, porca... Sai cosa ho fatto oggi stamattina quando stavo in doccia? Ho fatto tutti i numeri. Da bucarmi il muro. Quando ti bucavo il muro, ho fatto tutti i numeri da 1 a 20. Te qualche problema? Cioè. Di seguito. Cioè no, di seguito nel senso. Cioè, riprendevo le facette e continuavo finché non lo facevo guarda così. 1. Ok, ho capito. 2, 3. Comunque, oh raga, oggi è stato assurdo. Sono le 10 del mattino e già non so che cazzo. Comunque raga, non so quanto sta durando questo video. Però spero che questi vlog nella vloghouse vi stiano piacendo. Perché davvero raga, noi ci stiamo divertendo. Non so nemmeno parlare nella vloghouse. Noi ci stiamo divertendo tantissimo a farli. Spero anche voi a guardarli. Fatemelo sapere nei commenti, dai. Scrivete adesso, vi prendete un momento, mettete in pausa il video. Anzi lo lasciate andare, non lo so, vi do qualche secondo in cui scrivete se vi stanno piacendo, magari che cosa vi sta piacendo, che cosa vorreste vedere magari. Quindi raga, commentate, mi raccomando, perché ci tengo. Davvero voglio sapere la vostra opinione. Andate a vedere anche il video precedente che raga è una figata, è un prank. Andatelo a vedere, mi raccomando, lo vedete anche nelle schede finali qui a fine video. Raga, qui dalla vloghouse è tutto. Tra l'altro non so nemmeno se voi avete mai visto la vloghouse intera, perché l'unico che ha fatto il vloghouse tour è Valerio. Vi dico solo che tra le mie parti preferite c'è il giardino, che raga è veramente bello, stupendo.
e la piscina prima che ci mettessero questo schifo intorno. Che però giuro che la facciamo levare perché davvero non si può vedere. E mi sono appena accorto che l'acqua sta diventando verde. Forse qui c'è qualcosa che non va. Ah no, è il fondale. C'è comunque qualcosa che non va. Comunque per oggi è tutto. Noi ci vediamo in un prossimo vlog, che raga, come sapete, è ogni giorno. Quindi esce un vlog al giorno alle 14.30. Domani nuovo vlog. Tra l'altro ultimamente sto andando troppo stretto con gli orari. Cioè oggi che lo sto registrando, che sono le 10 del mattino, esce oggi il vlog. Quindi mi devo avvantaggiare di qualche video, perché sennò rischiamo di saltare qualche upload. E questo noi non lo vogliamo, vero? Quindi per oggi è tutto. Ci vediamo domani, raga. Hashtag ogni giorno nei commenti. E se siete arrivati fino a qui, fino alla fine, siete dei grandi, dei veri fan. Quindi hashtag fino alla fine nei commenti. Ci vediamo domani, raga. Goodbye ed enjoy.